Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare lo zaino Sisily all'uncinetto. Quindi il modello dello zaino di Dolce & Gabbana riproposto all'uncinetto con un inserto creato apposta per voi in vera pelle. La novità appunto del 2021, lo dico per chi magari non ha visto i tutorial precedenti, è appunto quella che realizziamo noi artigianalmente degli inserti in vera pelle. Questo è uno dei tanti che vi proporremo nel corso dell'anno. Sono tutti in vera pelle con dietro la salpa, rimforzati con la salpa. Li produciamo noi artigianalmente, quindi li potete acquistare sul nostro sito www.merceriamari.it scegliendo il colore della pelle con cui volete che vengano realizzati, poi noi li produciamo e ve li spediamo. Quindi questo appunto è uno dei modelli. Vedete che lo zainetto qui ha proprio il motivo Sisily, come quello delle borse che andava tanto di moda e va ancora, appunto hanno spopolato queste borse di Dolce & Gabbana e quindi le abbiamo riproposte in versione zainetto e lo andremo a lavorare con il cordino spaghetti e un numero di uncinetto 3,5. L'inserto è rosso e ho scelto lo stesso colore di cordino, ma si possono fare ovviamente molti altri abbinamenti e anche questo filato di produzione italiana lo trovate sempre sul nostro sito in diverse tonalità di colore. Io vi lascio il tutorial. Ciao! Allora, quello che ci occorre per realizzare questo zainetto è partire dalla base, quindi giriamo la base diciamo al contrario, le cinghie si possono spostare in modo che non diano fastidio e dobbiamo partire andando a lavorare due maglie basse per ogni foro, ok? Quindi ci inseriamo qui nel primo foro diciamo dell'angolo e partiamo andando a fare una maglia bassa in questo modo. Dopodiché rientriamo nello stesso foro, così, e realizziamo la seconda maglia bassa. Voilà, vedete che ne abbiamo fatte due. Adesso ci spostiamo nel foro a fianco e di nuovo facciamo una e due maglie. Stessa cosa per tutti i restanti fori. Arrivati qui nell'angolo, vedete, nel punto dove dobbiamo girare, entriamo all'interno del foro e lavoriamo le nostre solite due maglie basse. Dopodiché facciamo una catenella e lavoriamo altre due maglie basse sempre all'interno dello stesso foro. Quindi questo è quello che faremo per girare. Due maglie basse, una catenella e di nuovo due maglie basse. Lo ripeteremo in tutti gli altri punti dell'angolo, ok? Quindi ci inseriamo. E proseguiamo dopodiché a lavorare le nostre due maglie basse per foro e nell'angolo appunto abbiamo visto come fare, quindi continuiamo così fino ad aver completato l'intero giro. Allora, una volta terminato il primo giro, adesso partiamo a realizzare il punto vero e proprio. Non andiamo più a fare aumenti perché i punti sono belli fitti e nel mio caso non ne occorrono altri, quindi non andrò a fare un giro di aumenti, partirò direttamente a lavorare il punto che andremo a utilizzare. Si chiama punto incrociato ondulato gli ho fatto solo una piccola diciamo modifica per far sì che possiamo utilizzarlo nella lavorazione circolare anziché nella lavorazione a pannello, ma detto questo il punto resta diciamo, tranne appunto questa piccola modifica che ho tolto un giro, resta praticamente lo stesso, ok? Quindi vi farei vedere subito partiamo realizzando 3 catenelle che diciamo sostituiscono la nostra prima maglia alta. Dopodiché salto 2 punti,
Quindi io mi trovo qui sull'angolo, 1, 2, vado a puntare nel terzo e lavoro una maglia alta. Facciamo una catenella e dopo torniamo indietro a fare un'altra maglia alta nel primo dei due punti che abbiamo saltato, quindi nel proprio il primissimo. In questo modo si forma una sorta di X, un piccolo incrocio, ok? Una crocetta. Detto ciò, saltiamo di nuovo due punti, quindi 1, 2, vedete, salto 1, 2, vado nel terzo e faccio una maglia alta. Una catenella. E torno nel primo punto che ho saltato, vedete che i punti sono questo e questo, sono questi due, devo andare nel primo, quindi in questo più in qua. Ed ecco che abbiamo un secondo incrocio. Quindi ora di nuovo saltiamo due punti, ovvero 1 e 1, 2, punto nel terzo e facciamo una maglia alta. Poi andiamo a fare una catenella e torniamo a fare una maglia alta nel primo dei due punti che abbiamo saltato. Quindi vedete che nel mio caso i punti sono questo e questo qua, 1 e 1, 2, punto nel primo, in quello più distante. E vado a fare un'altra maglia alta creando tutte queste X, ok? Quindi procediamo così fino al termine del giro. Saltiamo sempre quindi due punti, 1, 1, 2, puntiamo nel terzo, maglia alta, catenella, e poi torniamo a recuperare la prima maglia alta che abbiamo saltato, dove andiamo a lavorarci all'interno un'altra maglia alta. Procediamo in questo modo per tutto questo primo giro. Allora, facciamo le 3 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta, la prima maglia alta, e dobbiamo andare a iniziare un nuovo giro. Nuovo giro che si sviluppa nello stesso identico modo del precedente, quindi dobbiamo sempre saltare due maglie, fare una maglia alta, una catenella, tornare indietro a recuperare il punto e fare l'altra maglia alta perché si formi l'incrocio. C'è un'unica differenza, ovvero che la seconda maglia che andiamo a fare è una maglia in costa, in rilievo davanti, in costa davanti. Adesso vediamo appunto come. Allora, saltiamo i primi due punti, andiamo nel terzo e facciamo una maglia alta, esattamente come prima. Dopodiché facciamo una catenella. Adesso, invece di tornare qui e puntare come facevamo prima, andiamo ad agganciarci alla maglia alta del giro sottostante. In questo modo ci agganciamo in questo modo attraverso la maglia, vedete che queste due, una per così e una per così, sono le due maglie che ho di prima. Devo prendere la maglia che sta sotto, ovvero la prima, in questo modo la aggancio e vado a fare la maglia alta in rilievo davanti, in modo che mi si crei un ulteriore incrocio ancora più evidente. Ripetiamo lo stesso procedimento, quindi saltiamo di nuovo 1, 2, andiamo nel terzo punto e facciamo una maglia alta normale, poi facciamo una catenella e dopodiché andiamo di nuovo qui nel giro sottostante a prendere la maglia alta in costa davanti, in rilievo davanti, come vi preferite chiamarla, e vedete che l'incrocio è ancora più accentuato. Quindi
Ripetiamo 1-2 punto nel terzo punto e facciamo una maglia alta normale, una catenella e una maglia alta in rilievo prendendo il punto del giro sottostante. Vedete che questo è il risultato, si incomincia a intravedere come verrà il punto. Quindi 1, 2, 3, una catenella e la maglia in rilievo. Questo è il punto con cui andremo a lavorare l'intero corpo del nostro zaino, ok? Quindi saranno sempre punti incolonnati in questo modo e si faranno sempre come questo secondo giro che abbiamo appena iniziato. Quindi la seconda maglia da questo giro in poi dovremo sempre prenderla in rilievo, ok? Quindi una maglia alta, una catenella e la maglia che prendiamo tornando all'indietro andiamo sempre ad agganciarci nel giro sottostante e facciamo la maglia in rilievo. Quindi dobbiamo procedere in questo modo per tutto questo giro e per tutto il successivo, a lavorare i punti così, ok? Quindi procediamo con la realizzazione del nostro corpo borsa. Allora, guardate, ho realizzato, diciamo, tutto il corpo dello zaino per un totale di 28 cm di altezza e adesso dobbiamo andare a realizzare solo più alcuni giri sulla parte qua dietro, dove andremo poi a fissare la pattina. La pattina va fissata, come vedete, qui da questi buchi, con questo pezzo ci vuole un piccolo rialzo per poterlo, diciamo, infilare ed attaccare. Proprio per questo, solo sulla parte dietro andremo a lavorare alcuni giri. Prendete la misura, io vedete che l'ho segnata qui con questi due spilli, esattamente centrata di dove volete mettere la pattina, quindi vedete che il mio risulta qua così, esattamente dove ho messo gli spilli, ok? Che sono, diciamo, il segno di dove dovete iniziare e terminare il giro, di fare i nostri avanti e indietro. Quindi, fatto ciò, ho individuato dove poter lavorare, ecco che, allora, io mi trovo qui, avevo esattamente finito un giro, e vi faccio vedere che l'ultimo punto qui ho fatto una maglia bassissima, sono entrata nel punto e ho fatto una maglia bassissima proprio per scendere e andarmi ad allineare che non si veda tanto il distacco. Fatto ciò, facciamo una catenella e torniamo indietro. Come potete vedere, ho finito anche un punto oltre dove mi sono segnato lo spillo, proprio per permettermi di fare questo saliscendi graduale e non un distacco così netto. Sempre per questo motivo abbiamo fatto la catenella e adesso andiamo a fare qui una maglia bassa che ci permette di fare questo graduale e dopodiché andiamo a lavorare una maglia bassa per punto. Quindi qui potete mettere anche un marker, se io adesso ho messo uno spillo, ma potete mettere anche un marker, lo togliete, lavorate il punto a maglia bassa e dopodiché lo rimettete. E si deve proseguire così a lavorare una maglia bassa per punto per tutto il giro, proprio perché stiamo lavorando a righe e non più la lavorazione circolare. Quindi per poter lavorare di nuovo il punto dobbiamo fare un giro di andata e un giro di ritorno. Il giro di ritorno è un giro di maglia bassa e poi il giro dopo di nuovo di andata andremo a riprendere il punto della nostra lavorazione, altrimenti non, il punto non verrebbe, ok? Quindi adesso vado a lavorare questo punto di tutto questo giro di maglia bassa fino ad arrivare allo spillo dall'altra parte. Quindi per ogni maglia sottostante facciamo una maglia bassa. Allora, una volta arrivati qui, dove diciamo ho il mio segno, lo tolgo, facciamo ancora una maglia bassa e nel punto a fianco facciamo una maglia bassissima. Dopodiché andiamo a rimettere
il margine, a parte il fatto che dobbiamo girare, quindi lo mettiamo dopo. Allora, adesso facciamo di nuovo una catenella, voltiamo il lavoro e a questo punto torniamo a lavorare nuovamente gli stessi punti di prima, quindi a fare il motivo con le maglie alte. Quindi salto il primo punto, mi inserisco nel secondo e vado a fare una maglia alta. Torno indietro, vado ad agganciarmi non nella maglia bassa ma nel giro ancora sotto dove ho le maglie alte e lavoro la mia maglia alta in costa esattamente come prima, quindi riprendiamo a lavorare lo stesso punto di prima. Quindi adesso salto un punto, vado nel successivo, facciamo una maglia alta, torno indietro a recuperare il punto che ho saltato agganciandomi nella maglia alta del motivo sottostante e non nella maglia bassa, quindi puntiamo due giri sotto diciamo invece che uno, e vedete che in questo modo il giro di maglia bassa è praticamente nascosto e andiamo a ricreare lo stesso identico punto con cui abbiamo lavorato tutto il corpo borsa dello zaino. Ok, quindi dobbiamo continuare così fino ad arrivare diciamo qui. Quando arrivate qui, l'ultimo punto, fate sempre una maglia bassa oltre il marker che avete messo, dopodiché girate il lavoro e dovete fare di nuovo un giro di maglia bassa e poi ripetere di nuovo un giro di lavorazione fatta in questo modo, ok, per creare proprio questo diciamo pezzettino più alto dove andremo appunto a fissare il nostro inserto. Quindi questi diciamo che sono i primi due giri che abbiamo realizzato, uno di maglia bassa e uno col punto normale. In totale io andrei a realizzare altri 4 giri oltre questo, quindi un altro di maglia bassa e un altro del punto del corpo borsa, un altro di maglia bassa e un altro di corpo borsa, ok? Quindi in totale sarebbero 6 giri. Allora, una volta realizzato quindi questo pezzo, andiamo a posizionarlo nell'intercapedine che c'è tra diciamo la patella davanti e questo pezzo da dietro che dobbiamo andare a fissare. Allora, qui ho lasciato una fila bella lunga di cordino che vado a infilare in un ago tirafettuccia e adesso vado a cucire e a fermare l'inserto. Quindi entro qui nel primo punto del corpo borsa, mi infilo nel primo foro dell'inserto e tiro, voilà. Dopodiché entro nel foro a fianco, rientro nel corpo borsa, esco e fermo il punto, passo nel corpo borsa, entro nel foro a fianco. Proseguo così passando per tutti i fori, quindi poi anche questo si alza, lo passiamo tutto qui fino ad arrivare al foro. Una volta arrivati qui al termine diciamo del giro, adesso dobbiamo tornare indietro, quindi sono qui uscito dall'ultimo foro, rientro nel penultimo e ripasso nel mio corpo borsa ed estraggo il filo. Vedete che in questo modo vado a fare il punto che mi mancava nello spazio che avevo lasciato vuoto. Adesso di nuovo rientro nel mio corpo borsa e passo nel foro qua, così, tiro ben bene, rientro nel foro qui a fianco dove ho lo spazio libero, passo sempre all'interno del corpo borsa e vado a riempire lo spazio vuoto. Quindi faccio il giro di ritorno andando a passare in tutti i fori che sono rimasti diciamo vuoti, in modo da fare una cucitura ancora più rinforzata.
Quindi procediamo in questo modo fino ad arrivare qui. Allora, una volta attaccata la nostra pattina, dobbiamo andare a mettere la calamita dall'altra parte, che combaci con, vedete, la parte attaccata alla patella. Quindi misuriamo che più o meno io la voglio qui, in questo punto. Quindi vado a inserirla qui all'interno, vedete che lei ha due alette, la faccio passare qui attraverso i punti, sporge all'interno, gli inserisco la sua piccola placchetta e dopodiché vado a spingere e a chiudere le alette tra di loro. Le potete chiudere o verso l'interno o verso l'esterno, io in questo caso le chiudo verso l'interno, premete con forza, vedete che ne ho chiusa una. Vedete che sono andata a fissare in questo modo la mia calamita e voilà, aggancia alla patella dello zaino come chiusura. Adesso per irrigidire lo zaino, che vedete che è leggermente morbido, io voglio che stia molto più in forma, vado a inserirci all'interno questa scocca realizzata apposta per questo modello. Sul sito la troverete con il nome di scocca per zaino Sicily, ha i fori qui in alto per la cucitura e poi qui ha questo per i passanti del nastrino che andremo a mettere per tirare e arricciare lo zaino, ok? Quindi adesso andiamo a inserire la nostra scocca all'interno dello zaino e vedrete che ci permetterà già subito di avere un'altra rigidità. Voilà, quindi adesso prendiamo un ago tiro fettuccia con una agugliata di filo e vediamo come andarla a fermare passando qui attraverso tutti i fori, ok? Vedete già subito che lo zaino ha tutta un'altra consistenza, ok? Anche qui nei laterali vedete che stanno belli tirati, tesi, quindi andiamo a fissare la nostra scocca all'interno. Allora, per quanto riguarda attaccare la scocca, quindi ho preso, vedete, un'agugliata di filo, ho fatto un bel nodo qui al fondo, un po' grosso, e uso un ago tiro fettuccia. Allora, entro qui nell'angolo dove diciamo c'è la cucitura, passo all'interno attraverso il foro e poi nella parte lavorata l'uncinetto. Quindi una volta sbucati sul davanti, passate dietro il punto e rientrate in questo modo nel corpo borsa, così mascheriamo tutto il punto che non si vede. Dopodiché sbucchiamo di qui e poi di nuovo passiamo qui sotto il punto e rientriamo nel foro successivo. Vedete che in questo modo sul davanti del lavoro non si vede assolutamente i punti che stiamo andando a fare, quindi vedete, sbucate così sul davanti, dopodiché passate sotto così al punto e andate a inserirvi nel foro a fianco. All'interno i punti di cucitura restano così, in questo modo. Ok, quindi di nuovo sbucchiamo qui sul davanti, passiamo sotto al punto e mi aggancio per uscire di qua. Ok, quindi dobbiamo proseguire in questo modo a fissare tutta la scocca. Io farei un solo giro, non c'è bisogno di tornare indietro, se volete per maggior sicurezza, ma altrimenti basta semplicemente fare un giro, non tornerei a riempire i punti mancanti perché tanto poi andremo a foderare il tutto, non si vedrà e secondo me appunto non è il caso, resta già bella fissata così senza dover fare la cucitura di andata e ritorno. Poi vedete un po' voi, questo va anche a gusto personale, se decidete di non foderarla fate anche la cucitura di ritorno, io andrò comunque a foderarla. Allora, una volta fissata tutta la scocca all'interno, come vi dicevo, non ci resta che andare a passare il cordoncino. Allora dobbiamo farlo iniziare
alla metà della nostra borsa e in corrispondenza dei fori che abbiamo qui del feltro, ok? Quindi qui ci inseriamo tra un punto e l'altro, nel davanti della borsa ci inseriamo tra un punto e l'altro, mentre invece all'interno dobbiamo passare nel foro della scocca di feltro, quindi se il foro corrisponde all'altezza del terzo giro di lavorazione, ok? Quindi ad esempio io mi inserisco qui e faccio passare la mia cordicella, eccola, vedete che è passata all'interno. Adesso la faccio scorrere, dopodiché passo qui nel foro a fianco ed esco in corrispondenza sul davanti della borsa. Quindi qui bisogna armarsi un attimo di santa pazienza e farla passare tutta all'interno appunto della scocca e dei punti di lavorazione. Voilà, vedete? Così, adesso tiriamo e poi dopo la facciamo passare di nuovo qui ed esce attraverso il foro della scocca. Tiriamo, vedete? E la facciamo passare così in tutto lo zaino. Quindi facciamo passare la nostra cordicina. Una volta passato il laccetto in questo modo, vedete che ho arricciato lo zaino tutto qui sui lati, qui al fondo. Se volete potete anche andare a fare dei nodini in modo che il laccio termini con il nodino. E dopodiché direi che abbiamo terminato il nostro zaino e questo è il risultato finale. Io sono veramente molto 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 soddisfatta. Vi faccio vedere che qui sono andata ad unire le cinghie, quindi basta semplicemente inserire due pezzi e agganciare nella fibbia, e cioè ci sono diversi fori di regolazione per fare le cinghie più lunghe o più corte del nostro zaino, ok? Quindi questo diciamo che è il risultato finale, poi c'è il manicotto che si può portare in mano e quant'altro. Ecco il nostro zaino Sicily terminato. Se il progetto vi è piaciuto mi raccomando tanti like e iscrivetevi al canale.